Grazie al progetto APVER, noi della Quinta A, Costruzione Ambiente e Territorio, dell'Istituto Superiore Michele Buniva di Pinerolo, abbiamo scelto di dare risalto a un'eccellenza nel campo edile a Torino, in via Onorato Vigliani, in zona Mirafiori. Qui si trova un edificio denominato Casa Zero, detentore della certificazione Casa Clima, importante per garantire un elevato standard di innovazione e sostenibilità. Casa Zero è un progetto immobiliare fatto dalla GPSPA, che è la società di cui sono amministratore delegato, insieme a mio padre e mio zio. Abbiamo deciso subito di fare una casa un po' diversa dal tradizionale. Abbiamo scelto il protocollo Casa Clima a livello di qualità per dare ai nostri clienti la maggiore qualità e efficienza e comfort abitativo possibile. Questo ci ha portato in un bellissimo mondo di energie rinnovabili, di prodotti molto efficienti e a conoscere un sacco di imprese e aziende che come noi hanno un'idea di edilizia leggermente diversa da quella che è la tradizionale. Innanzitutto mi sono avvicinato a Casa Zero per una questione di zona, poi in realtà mi sono innamorato del progetto, quindi fin da subito ho capito che era una realizzazione un po' particolare, ero scettico perché comunque probabilmente qua in Italia non siamo tanto abituati alle novità, all'innovazione. Poi in realtà pian pianino mi sono reso conto che io stavano costruendo un qualcosa di molto particolare che mi appassionava. Abbiamo potuto scegliere in autonomia tutti quelli che sono le finiture, dai serramenti alle macchine per il riscaldamento e raffrescamento, che è un aggregato compatto. Abbiamo potuto mettere dentro anche un impianto di domotica che migliora l'efficienza della casa. Questo progetto, poi terminato l'intervento di via Onorato Vigliani, abbiamo voluto replicarlo in maniera leggermente diversa, andando a recuperare degli immobili già realizzati, questo per non andare a costruire su del terreno vergine, perché è uno spreco di risorse. L'intera struttura è caratterizzata da un isolamento termico e acustico, grazie ad infissi materiali ad alte prestazioni, che permettono di valorizzare ogni singola unità abitativa. Per mantenere una buona qualità dell'aria all'interno della struttura, ogni appartamento è dotato di un macchinario innovativo per il filtraggio dell'aria, che aiuta a ovviare al forte tasso di inquinamento della città. Inoltre, la struttura è attrezzata con pannelli solari e pompe di calore, che ne permettono un minore impatto ambientale. Tutto questo è inserito in un contesto di design e ricercatezza nei particolari, che rende l'ambiente molto familiare. Questo è il nostro aggregato compatto, è Nylon Compact P. Serve per tutta la gestione climatica della casa, quindi ci fa il riscaldamento, il raffrescamento, l'acqua calda sanitaria, la deumidificazione e la ventilazione meccanica controllata. I filtri che escono da questa macchina sono neri perché aspirano l'aria dall'esterno prima di essere immessa in casa. I filtri della macchina, che sono questi, ci filtrano l'aria che dall'esterno della casa entra in casa e ci permette, mantenendo dentro il filtro tutti quelli che sono i pollini, lo smog e gli insetti, di avere l'aria all'interno della casa più pulita di quella esterna. C'è un'altra filtrazione che è quella interna, sempre in questo alloggiamento. Questa ci aspira l'aria all'interno della casa, soprattutto nelle zone più calde, che sono bagni e cucine. Porta quest'aria all'interno dell'aggregato compatto, dove c'è un recuperatore di calore passivo che recupera fino all'80% dell'energia del calore che noi abbiamo già dentro casa per non disperderlo. E invece in questo alloggiamento abbiamo il bollitore, che è quello dell'acqua calda. Quindi questa macchina, insieme al riscaldamento e al raffrescamento, ci fa anche l'acqua calda sanitaria. D'estate è praticamente gratuita perché dissipa il calore interno della casa direttamente sul bollitore, invece d'inverno c'è una sua serpentina apposta che riscalda l'acqua. Oltre a questo, l'edificio è dotato di un impianto domotico che permette l'utilizzo di vari elementi della casa. Con l'ausilio di questa nuova tecnologia si può controllare anche da remoto il funzionamento di elettrodomestici, illuminazione e tapparelle. Nonostante i vantaggi siano lampanti, sarebbe sempre necessario avere un'alternativa manuale in parallelo per evitare eventuali inconvenienti.